Ciao ragazzi e bentornati sul canale MacGabri Collections ed eccoci arrivati con il penultimo appuntamento di Costruisci il modellino di Mazinga Z, il grande robot dell'animazione giapponese, unboxing del fascicolo numero 99. E come siamo già stati abituati con gli ultimi fascicoli, anche il 99 non poteva deluderci. Cioè ragazzi, facciamo una panoramica, guardate che spettacolo, quanta roba, cioè ragazzi, buste, circuiti, vani portabatterie, c'è di tutto qua dentro ragazzi. Infatti andremo ad assemblare gli effetti dei pugni a razzo. Abbiamo le due basi del pugno a razzo con le colonne di supporto, e due vani portabatterie, due circuiti LED, interruttori, le scie luminosi grandi, piccole, buste intere di scie luminosi, cioè ragazzi, sarà veramente uno spettacolo vedere questi pugni a razzo a termine di questo video tutorial. Siete pronti? Allora iniziamo, vai, Mazinga Z! E prima di iniziare con l'unboxing, mi raccomando, lasciate un super like al modellino di Mazinga Z e al nostro video. E poi, se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, cliccate qui in basso per iscrivervi al canale di modellismo MacGabri Collections. Iscrivetevi anche al canale per sostenerlo. Allora, per quanto riguarda i video precedenti, vi lascio qui in alto a destra la playlist dove potete consultarli tutti quanti. Mi raccomando, andatevi a vedere perché sono veramente uno spettacolo questo modellino. Andate a vedere anche l'ultimo video del modellino di Terminator T800 scala 1-2 che stiamo portando interamente sul canale. Nell'ultimo tutorial andiamo a completare l'assemblaggio del braccio destro, veramente interessante, un braccio tecnologico tutto snodato, le mani, il gomito, la spalla tutto articolato, cioè ragazzi veramente bello. Andatelo a rivedere. Detto questo, iniziamo un nuovo unboxing e anche oggi è giorno buono per fare modellismo. Iniziamo! E come al solito andiamo a fare una panoramica dello stato attuale del modellino di Mazinga Z. Praticamente ragazzi, con l'ultimo video tutorial abbiamo ufficialmente completato il modellino di Mazinga Z, completo di tutti i suoi accessori. Allora, sicuramente la parte più importante è stata l'assemblaggio dei missili perforanti che abbiamo visto nella configurazione di prelancio, quindi tutte le punte pronte per uscire dalla bocca di lancio, e poi questa è la configurazione di lancio con tutti i missili perforanti in uscita completi della scia di fuoco. Cioè ragazzi, guardate che bello l'effetto che è stato ottenuto con questi missili perforanti, veramente qualcosa di eccezionale. E poi, se vi ricordate, come prima cosa abbiamo assemblato l'altro accessorio che è il missile centrale. Eccolo qui ragazzi, veramente un capolavoro questo accessorio, un missile fatto veramente bene per come è stato progettato, completo del suo carrello porta missile. E non solo, poi sul modellino abbiamo inserito tutti i copriviti nella parte posteriore e quindi abbiamo reso esteticamente il modellino, diciamo, quasi perfetto, anche se è una soluzione che sinceramente non mi ha fatto molto impazzire. Comunque eccolo qui Mazinga Z pronto all'attacco con i suoi missili perforanti. Ok ragazzi, continuiamo con il nuovo unboxing, vai. Andiamo quindi a vedere le fasi di assemblaggio del fascicolo numero 99 di Mazinga Z, opera distribuita in edicola dalla Schett per collezionisti e per modellisti. Ecco qui tutto l'elenco di questi componenti che sono veramente tantissimi. Quindi andiamo a vedere come assemblare gli effetti dei pugni a razzo. Allora, inizieremo con l'assemblaggio dei piedistalli. Eccoli qui ragazzi, all'interno della quale andremo ad assemblare un'altra scheda elettronica. Eccola qui. Proseguiremo poi con il vano portabatteria, all'interno della quale andremo a sistemare tre batterie di tipo AAA.
Procederemo poi con l'assemblaggio degli effetti a scia dei pugni a razzo. Guardate che bello, ragazzi, abbiamo ricevuto questo pezzo gigantesco, non vedo l'ora di analizzarlo. E poi le piccole scie che andranno a completare, diciamo, tutta la scia principale. Guardate che spettacolo il risultato. E poi abbiamo l'elemento di chiusura della scia, all'interno della quale andremo a posizionare il giunto sferico che si andrà a interfacciare appunto con il pugno di Mazinga Z e quindi a completare il pugno a razzo. Qua dentro andremo a inserire il circuito con i LED che andranno a illuminare tutta la scia del razzo. Ed eccolo qui il risultato finale al termine di questa fase di assemblaggio. Quindi il LED andrà a illuminare tutta la scia, ragazzi. Eccolo qui, guardate che spettacolo, modellino eccezionale. E poi, ragazzi, mi dispiace quasi dirlo, eccolo qui, i componenti dell'ultimo fascicolo numero 100, dove all'interno troveremo il radiocomando per andare ad attivare tutte le funzioni del nostro Mazinga Z. E non solo, ci sono ancora altri componenti della base espositiva. Ragazzi, veramente tanta roba a sto modellino. Si continua poi con l'overbuilder, funzioni speciali, quindi tutto da leggere. Qui possiamo vedere alcune immagini tratte direttamente dall'anime. E poi la puntata numero 90, Shiro non può sopportarlo, nessuno può sostituire sua madre. Mostro meccanico, il Clabas P9, ecco qui tutta la sintesi dell'episodio. Ok ragazzi, a questo punto siete pronti? Andiamo ad assemblare tutti questi componenti. Iniziamo questa fase di assemblaggio dal piedistallo dei pugni a razzo. Guardate che bello, particolare, realizzato in plastica con questa satinatura, quindi esteticamente si presenta veramente bene. Allora, ci spostiamo a lavorare nella parte interna. Allora, andiamo subito a individuare questi quattro perni dove adesso andiamo a posizionare la nuova centralina che abbiamo ricevuto. Eccola qui, che adesso andiamo ad analizzare brevemente. Allora, la centralina innanzitutto va posizionata in questo modo, quindi con questi due connettori rivolti verso l'alto e questo verso il basso, dopo aver posizionato il foro dell'interruttore alla nostra destra. Anche questo è un circuito che, come potete vedere, per funzionare, per essere attivato, necessita del radiocomando. Ecco qui l'antenna radio, ragazzi, quindi quando l'accenderemo, non so se succederà qualcosa, però sicuramente funziona con il radiocomando. Ok, adesso andiamo a fissare con le quattro viti piccole che abbiamo ricevuto. Facciamo attenzione in questa fase a non danneggiare il circuito. Allora amici, ovviamente andiamo a ripetere in parallelo le stesse operazioni per il secondo pugno a razzo, così in parallelo li costruiamo insieme, perché le procedure da eseguire sono esattamente le stesse. Ecco fatto. Ci spostiamo ora a lavorare sulla parte superiore della base espositiva e recuperiamo uno degli interruttori che abbiamo ricevuto. Orientiamo il simbolo O alla nostra sinistra, che identifica che il pugno è spento, e andiamo a inserire il cavo all'interno. Dopodiché andiamo a premere per incastrare il pulsante, che ha un incastro da pannello. Quindi ragazzi, andiamo a premere ed ecco qui il risultato. Verifichiamo nella parte inferiore che sia inserito correttamente. Eccolo qui ragazzi, così si presenta l'interruttore della nostra base. Andiamo ora ad innestare una colonna metallica sul foro della base espositiva, quindi non facciamo altro che spingerla fino in fondo a battuta. Premiamo ed ecco fatto. A questo punto recuperiamo un cavetto con lo spinotto, ecco qui, abbiamo anche tanta elettronica su questi due oggetti ragazzi, veramente tanta roba. Andiamo a inserire il connettore all'interno del foro della colonnina e lo andiamo a spingere fino in fondo e lo facciamo uscire dall'altro lato del circuito.
Mi raccomando, in questa fase verificate che l'anello interno della colonnina, come potete vedere qui c'è una scanalatura qui dentro, sia rivolta esattamente verso l'alto, quindi mi raccomando inseritelo nel verso giusto, eccolo qui, in modo tale che qui poi andrà ad alloggiarsi lo spinotto. Procediamo quindi ad eseguire i primi collegamenti elettrici. Andiamo come prima cosa a collegare lo spinotto in corrispondenza di questo morsetto. Ecco fatto. E poi andiamo a collegare lo spinotto dell'interruttore, che va ovviamente posizionato in questo più piccolino sul lato opposto. Ecco fatto. Orientiamo ora la base in questo modo e in corrispondenza di questo perno andiamo a posizionare il vano porta batterie. Il perno andrà a coincidere con questo foro. Facciamo attenzione a far passare il cavo nella parte diciamo inferiore, quindi rivolgendolo verso il circuito. Ecco fatto, ragazzi. Ok, adesso in corrispondenza di questo foro andiamo a fissare il vano porta batterie con una vite piccola, eccola qui, ed ecco fatto. A questo punto andiamo a inserire il morsetto del vano in corrispondenza dell'ultimo posto libero sul circuito, ed ecco fatto. Ok, adesso procediamo a inserire all'interno del vano porta batterie tre batterie mini stilo di tipo AAA, quindi orientiamo correttamente le batterie per rispettare la polarità. Verifichiamo innanzitutto che l'interruttore sia posizionato su off e continuiamo con questa fase. Ok, inseriamo così anche l'ultima batteria. Ecco fatto. A questo punto andiamo a chiudere con il coperchio la base dell'espositore. Allora, facciamo riferimento a questa nervatura che troviamo qui nella parte interna, che dovrà coincidere con l'intaglio che troviamo qui sul coperchio, quindi non possiamo sbagliare il corretto orientamento. Ecco fatto, ragazzi. Adesso andiamo a fissare il tutto con tre viti. Ed ecco pronti i due piedistalli dei pugni a razzo completi, ragazzi, guardate che bel pezzo. Ok, adesso ci spostiamo a lavorare sulle scie luminose, procediamo. Iniziamo le fasi di assemblaggio dalla scia maggiore. Eccolo qui, ragazzi, andiamo ad analizzare questo pezzo perché è veramente fantastico. Innanzitutto, come potete vedere, è grande, quindi sono tutti pezzi di una certa importanza, sono traslucidi perché all'interno come potete vedere sono un po' trasparenti, all'interno ci sarà la striscia LED, quindi il circuito con i LED che andrà ad illuminare tutta questa scia luminosa, quindi questo è l'effetto di trasparenza. Guardate che bello, particolare, fatto molto bene, ragazzi, non vedo difetti. Spettacolare. Allora, vedete questi fori che troviamo nella parte posteriore? Qui andremo ad incastrare le scie, quelle più piccole. Allora, come prima cosa dobbiamo identificare i componenti corretti. Allora, le scie grandi vanno a coppia, cioè c'è una scia, abbiamo ricevuto due scie grandi numero 1, troviamo il numero stampigliato all'interno di tutte le scie, e poi abbiamo trovato due scie grandi con all'interno stampigliato il numero 2, quindi accoppieremo un numero 1 con un numero 2. Poi, altra cosa molto importante, le scie, quelle più piccole, ve ne faccio vedere una così, giusto per farvi vedere com'è fatta. Eccola qui, ragazzi, guardate che spettacolo.
anche queste scie all'interno sono numerate da 1 a 8, quindi seguendo attentamente le istruzioni sul fascicolo andiamo a identificare la scia con il numero corretto e il punto in cui dobbiamo andarla a diciamo a posizionare. Questa è una delle fasi più importanti. Allora ragazzi, quindi iniziamo dalla scia grande numero 1 e andiamo a posizionare la prima scia piccola. Iniziamo proprio dalla scia piccola numero 1 che va posizionata qui al centro. Quindi come potete vedere ci sono due ganci qui nella parte superiore e poi un altro gancio qui nella parte inferiore che andremo a inserire rispettivamente in questo punto e l'altro qui in basso. Quindi allora vi do un consiglio, facciamo passare questo gancio dalla parte più larga e lo spingiamo giù in fondo esattamente in questo modo. Dopodiché andiamo a eseguire l'incastro con la parte superiore. Ed ecco fatto ragazzi, la prima scia piccola assemblata, guardate che spettacolo. Ok, adesso non ci resta altro che andare ad eseguire le stesse operazioni sugli altri fori. Qui andiamo ad assemblare la numero 8, eccola qui. Qui troviamo due ganci sia sulla parte superiore che sulla parte inferiore. Ed ecco fatto, wow, guardate che bello. Ok, continuiamo quindi su questo lato andando a inserire la scia numero 2, eccola qui, facciamo la stessa identica operazione. Ok ragazzi, ed ecco fatto, così è come si presenta questa prima metà della scia del pugno a razzo. Guardate che bello ragazzi, veramente uno spettacolo, wow. Andiamo ora a lavorare sulla scia grande numero 2, quindi verifichiamo correttamente che qui ci sia stampigliato il numero 2, eccolo qui, tanto non possiamo sbagliare perché qui troviamo dei perni forati, mentre nell'altra ci sono semplicemente dei perni che poi si andranno appunto a accoppiare qui dentro. Allora, qui andiamo a recuperare le altre tre scie, diciamo piccole. Allora, andiamo a posizionare la numero 5. Inseriamo quindi l'attacco inferiore lungo la guida, esattamente in questo modo, e andiamo a incastrare i due ganci nella parte superiore. Ok, ed ecco fatto. Qui in alto andiamo a inserire la scia numero 4. Ed ecco fatto. E per finire, qui in basso, andiamo a inserire la scia numero 6. Ed ecco fatto. E così è come si presenta l'altra metà della scia luminosa. Ok, adesso provvederemo ad unirle tra di loro. Posizioniamo quindi la scia grande numero 2 in basso e andiamo a posizionare sopra la numero 1 facendo incastrare i relativi perni. Quindi questo è semplicemente un assemblaggio per interferenza. Ok, appena abbiamo allineato tutti i perni procederemo a serrare. Facciamo attenzione che ci sono altri perni qui sulla coda della scia. Ragazzi, guardate che bella, è uno spettacolo, wow, veramente fantastica. Ok, a questo punto procediamo a serrare, quindi a spingere piano piano. Ok, facciamo sempre con calma queste fasi. Ok,
Ovviamente in questi fori andremo a inserire le ultime due scie luminose che abbiamo messo da parte. Ok, ok. Diciamo ragazzi che l'unico punto che faccio un po' fatica a chiudere è proprio questo qui, dove c'è la parte più grande. Adesso piano piano andrò a premere per inserirlo fino in fondo. Andiamo ad eseguire quindi la stessa operazione anche per l'altra coppia delle due scie. Andiamo quindi ad inserire le ultime due scie piccole. A questo punto ci sono rimaste la scia numero 3 e la scia numero 7. Quindi andiamo a inserire, però ragazzi presumo che siano uguali al di là del numero, non credo che ci siano differenze. Ecco qui ragazzi, la prima è andata perfettamente, guardate che capolavoro ragazzi, uno spettacolo. E andiamo quindi a inserire la numero 7 sull'altro lato. Ok, andiamo un po' a sistemare tutte le scie ed eccola qui ragazzi, la scia del pugno a razzo di Mazinga Z. Wow, guardate che spettacolo ragazzi, un capolavoro. E anche questa è stata studiata molto ma molto bene, veramente un bel pezzo. Poi non so se ci avete fatto caso, le scie piccole hanno sono un po' elastiche, non sono rigide, quindi permettono il corretto inserimento ad incastro dei vari gancetti. Veramente fatto bene, spettacolare. Ok, completiamo così anche la seconda scia. Ci spostiamo ora a lavorare sulla capsula di chiusura della scia luminosa e andiamo a preparare il sistema che ci servirà poi per agganciare la scia al pugno di Mazinga Z. Quindi nella parte anteriore andiamo a inserire il giunto sferico e dalla parte interna lo andiamo a fissare con la vite. Ok, a questo punto recuperiamo un O-ring, eccolo qui, lo andiamo a inserire sopra e lo andiamo a posizionare qui nella scanalatura. Ovviamente eseguiamo la stessa operazione anche per il secondo cono. Andiamo ora a lavorare sul supporto della scheda LED, che è questo particolare. Allora, recuperiamo quindi un circuito con i LED, guardate ragazzi quanta roba. Quindi questa è la scheda con i LED che andrà a illuminare tutta la nostra scia luminosa. Guardate ragazzi, ci sono 6 LED a raggiera, guardate che spettacolo. E qui troviamo il connettore che ci servirà per collegare appunto lo spinotto che fuoriesce dal piedistallo. Ok. Allora, cosa facciamo? Andiamo a posizionare questo connettore in corrispondenza di questa sede. Lo andiamo a orientare così verso il basso, ecco fatto, e lo andiamo a fissare con due viti. Rotiamo quindi il supporto e la parte con il circuito la andiamo a inserire all'interno della capsula. Facciamo combaciare i 4 perni interni con queste 4 sedi. Ed ecco fatto. Dall'interno andiamo a fissare con altre 4 viti piccole. E dopo averlo fissato correttamente, ruotiamo il circuito LED in modo tale da posizionarlo in questo modo. Quindi i LED dovranno essere rivolti all'interno della scia luminosa. Andiamo a fissare con altre 4 viti. Ed ecco come si presenta la capsula al termine di questa fase di assemblaggio completa del circuito LED. Allora, adesso in corrispondenza di questi due attacchi che vedete qui nella parte interna, andiamo a fissare una delle due scie del pugno a razzo. Ecco qui ragazzi, due dentini, quindi a questo punto non facciamo altro che andarla a incastrare, quindi procediamo con il fissaggio, andiamo a premere ed ecco fatto ragazzi, eccola qui la prima scia del pugno a razzo completata, veramente un bel pezzo, che spettacolo. A questo punto andiamo a ripetere la stessa operazione anche per la seconda scia.
A questo punto, amici, non ci resta altro che recuperare i pugni dal nostro modellino e li andiamo ad unire alla scia dei pugni a razzo. Quindi li andiamo a orientare in questo modo, quindi lasciamo il foro verso il basso, perché qui andremo a inserire il jack che proviene dal piedistallo, quindi il pugno va orientato perpendicolarmente a questa zona, quindi non facciamo altro che andarlo a inserire. Ecco fatto, ragazzi, cioè guardate che bestia il pugno a razzo del modellino di Mazinga Z, veramente qualcosa di eccezionale. Adesso andiamo a sistemare anche il secondo, quindi prendiamo la seconda scia, prendiamo il secondo pugno e andiamo a inserirlo all'interno. Lasciamo sempre il foro verso il basso e il pugno orientato verso l'alto. Spingiamo fino in fondo ed ecco fatto, ragazzi, i due pugni a razzo completi. Ok, adesso li andiamo a posizionare sul piedistallo. Wow. Recuperiamo ora il piedistallo e andiamo a inserire il pugno destro, quindi andiamo a inserire il jack in corrispondenza del foro, quindi facciamo attenzione in questa diciamo operazione, premiamo leggermente ed eccolo qui, ragazzi, il pugno a razzo di Mazinga Z completo anche del piedistallo. Guardate che spettacolo. Adesso andiamo ad eseguire la stessa operazione anche sul secondo e dopo ci facciamo una bella panoramica. Peccato che non possiamo accenderlo, dovremmo aspettare il prossimo video tutorial quando andremo ad assemblare il radiocomando. Wow, bello bello bello. Ed ecco come si presentano i due pugni a razzi di Mazinga Z al termine di questa fase di assemblaggio. Veramente tanta roba, ragazzi, sono stati pensati molto bene con questi due piedistalli che vanno a sollevarli e quindi vanno a simulare questi due pugni che volano grazie all'effetto di questa spinta posteriore del razzo, questa scia. Guardate che bello che quando andremo ad accendere andrà proprio a simulare una fiamma posteriore dei pugni. Veramente un capolavoro. Ok, adesso ci facciamo anche una panoramica posteriore in modo tale da poter ammirare meglio la scia dei due razzi. Ed eccola qui la panoramica posteriore, da dove possiamo vedere come queste due scie del razzo sono veramente imponenti e poi sono fatte veramente bene, ragazzi, sembrano veramente che sono stati appena sparati da Mazinga Z e che sono in volo. Guardate che bella questa vista, ragazzi, spettacolare, wow, bellissima, ragazzi, eccezionale. Allora, amici, il video tutorial finisce qui, spero vi sia stato utile. Mi raccomando, lasciate un super like al modellino di Mazinga Z e al nostro video. Mi raccomando, abbonatevi anche al canale e poi, se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, cliccate qui in basso per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections per seguire la fase conclusiva di Mazinga Z e poi per seguire anche tutti gli altri modellini che stiamo già portando sul canale. Io vi lascio con questa bellissima panoramica e vi do appuntamento sul canale con i prossimi contenuti. Ciao!